Io voglio iniziare a non parlare più di Rom, cioè è ora di finirla di porre la questione Rom, cioè di un gruppo etnico, come una questione legata a un gruppo etnico. Questa è un unicum dell'Italia e della città di Roma. Cioè in nessun caso viene detto a un sindaco cosa pensa degli ebrei, cosa pensa degli argentini, cosa pensa. E invece sui Rom si dice cosa pensa dei Rom. Parliamo di questioni sociali. Ci sono dei baraccati che vivono in baraccopoli, molti dei quali sono Rom, ma è un dettaglio il fatto che siano Rom. Il sindaco Petroselli, quando ha fatto questa grande operazione di chiusura delle baraccopoli, non si è preoccupato del fatto che i baraccati fossero pugliesi e quindi avessero una cultura rurale, o calabresi o siciliani. È importante e fondamentale, secondo noi, che un candidato a sindaco, quindi un sindaco che faccia il nome di tutti quanti, partino dalle periferie, perché le periferie e in particolare le baraccopoli sono i luoghi più dimenticati da tutti. E partire dalle baraccopoli, secondo noi, è la cartina di tornasole del reale impegno di un candidato a sindaco sulla città. Sono venuto ad ascoltare e voglio ascoltare perché, come sapete, questo è un tema che in ogni campagna elettorale viene riproposto e, diciamo, le dichiarazioni che vengono fatte poi corrispondono al fallimento di qualunque tentativo di risolvere il problema, perché ogni campagna elettorale ce lo ritroviamo di fronte. E questa è un'associazione che affronta questo problema alla radice, che, diciamo, lo affronta in un contesto molto interessante, che è legato ovviamente al fenomeno sociale e non etnico, e mi sembra un'impostazione assolutamente giusta e realista. E però prima di parlare voglio studiare, perché sono delle cose importanti, sono una visione anche diversa rispetto a quella che c'è stata negli anni scorsi, che va approfondita. Sicuramente li convocherò per parlarne attraverso i tavoli del programma che sto mettendo in piedi per realizzare, per l'appunto, alcuni punti. E poi, dopo che ci avrò parlato e dopo che avrò studiato le loro carte, sicuramente qualcosa nel mio programma di queste idee ci sarà. Il piano sostanzialmente ricalca in grandi linee un po' quella che è la strategia europea per il superamento dei campi Rom. Noi, da quando siamo all'opposizione, abbiamo sempre spinto per far applicare queste linee guida. Continueremo in questa direzione, superare i campi Rom, perché costituiscono un problema sociale ed economico. Quindi questo è il punto di vista con il quale li affronteremo. La proposta del 21 luglio di non parlare più della questione Rom, ma della questione baraccati. Questo valuteremo. Innanzitutto il punto è quello di applicare questa strategia che è presente da anni, della quale tutti parlano, ma poi nessuno di fatto se ne occupa. Il problema che sollevo è quello del bando che è, diciamo, in questi giorni sui baraccopoli, perché i contenuti di quel bando aggravano il problema, perché mette insieme l'intervento securitario e l'intervento sociale, per cui un primo risultato utile che potremmo ottenere anche da questo appuntamento è quello di chiedere al prefetto Tronca di arrestare, di fermare quel bando, perché così com'è non funziona.